Siamo profondamente onorati e riconoscenti al nostro Presidente che ha voluto con la sua visita onorare il nostro Don Lorenzo Milani. Non possiamo dimenticare che al suo funerale non era presente nessuna autorità né religiosa né civile, ma solo i suoi ragazzi e il suo popolo. Non possiamo dimenticare nemmeno che fu portato in tribunale con l'accusa di vilipendio alla patria, per aver difeso i fondamentali articoli della nostra Costituzione, l'articolo 13 e 28. Il Papa, nel 2017, a 50 anni dalla morte, ed oggi il Presidente della nostra Repubblica, a 100 anni dalla nascita, hanno colmato quel vuoto e di questo siamo immensamente grati. Con la presente visita oggi, Don Milani viene pienamente valorizzato come sacerdote e profeta, come maestro esemplare di una scuola nuova che sa collocarsi tra presente e futuro, una scuola che è arte delicata di condurre i ragazzi sul filo del rasoio, da un lato formare in loro il senso della legalità, dall'altro la volontà di leggi migliore, cioè il senso politico. Come paladino della nostra Costituzione democratica, il Vangelo laico, la stella polare capace di indicare la traiettoria del nostro viaggio civile e di ispirarci nelle nostre scelte quotidiane.